Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici, grazie di questo applauso, di questo calore. Un bacio e un abbraccio anche da Gio Squillo, ben ritrovati e ben ritrovati soprattutto alla 16ª edizione delle Spose del Nuovo Millennio. Pensate, quest'anno c'è stata anche la grande gratificazione di essere stata riconosciuta come fiera nazionale. Davvero il bello e il ben fatto su questa passerella. Adesso apriamo la parte dedicata alle collezioni, quindi tutto ciò che riguarda l'abbigliamento di quella cerimonia, di quel grandioso giorno del sì che qualcuno di voi ha già vissuto, ma qualcun altro invece lo sta solo sognando. Allora, diciamo che in scena andrà questo sogno, il sogno meraviglioso di costruire degli abiti meravigliosi. Tre sono gli interpreti, i protagonisti di questa passerella che adesso appunto verrà presentata su questa speciale davvero catwalks. Una passerella dove vedremo non solo gli abiti per la sposa, per lo sposo, ma anche per appunto gli invitati, per i testimoni. Quindi davvero un bellissimo allestimento. Io devo dire che sono molto e particolarmente contenta di essere tornata per la seconda volta qui. Quanti di voi si devono sposare? Eccoli qua, i giovani e le giovani coppiette. Sulle mani, belli e orgogliosi. Sulle mani, belli e orgogliosi, voglio vederle. Allora facciamo una ola per tutti gli sposi. Oh! E da questa parte? In quanti? Brava, tu ci sei. Ma mi dicono che sono le donne a decidere sull'abito da sposa, sulle fedi, sui confetti, sulla macchina, è vero? È vero, è per forza, perché noi lo facciamo meglio. E quindi attenzione, guardiamo attentamente le prossime collezioni, perché partiamo con tre grandi nomi della moda italiana. Della moda italiana presento subito Filippo Floco con il suo atelier. Uno sguardo stilistico per vestire l'essenza. Ecco, il suo centro creativo e operativo è l'atelier Factory di Teramo, dove realizza abiti da sposa per tutte le occasioni speciali della vita di una donna. Collabora da diversi anni, fra le altre cose, con le prestigiose Maison di Parigi ed è consulente di stile delle più rinomate brand di alta moda internazionale. Ma è anche stylist di diversi personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Signori e signori, un grande e caloroso applauso per Filippo Floco Atelier. Thank you.
Filippo Flocco. Eccoti qua in mezzo, aspetta, voglio farti stare in mezzo alle tue bellezze, alle tue creazioni, è sempre un'emozione, eh? Molto, moltissimo, poi per me è tornare a casa dopo tanti anni, quindi è ancora un'emozione più grande. Senti, ovviamente c'è una sposa, però diciamo che tutto quel momento molto bello della cerimonia, è bello vestire donne che vogliono essere uniche. Guarda, io credo che almeno una volta, almeno un giorno, ogni donna debba sentirsi una principessa, e comunque che sia la sposa, che comunque sia un ospite, l'importante è che sia fantastica. Senti, bello, bello, bravi, 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 bravi. Mentre si lasciano, ci lasciano soli, volevo sapere, senti, come stanno cambiando un po' le mode della... Prova, sì. Come stanno cambiando le mode della cerimonia? Guarda, stiamo assimilando purtroppo molto, molto, molto dall'America, e quindi stanno partendo questi gusti dei matrimoni coordinati. Noi cerchiamo di salvaguardare quello che è il nostro petrolio, che poi è la nostra moda italiana, che è la nostra gastronomia, che è la nostra cultura, e cercheremo di fare sempre made in Italy, assecondando anche le richieste delle ragazze, quello che desiderano ovviamente. Ma per quello che si può cerchiamo di rimanere assolutamente italiani fino in fondo nel nostro stile. Assolutamente, poi fra l'altro tu, insomma, so che calchi anche le passerelle, ti vedo in giro per il mondo, Parigi, cioè la cultura italiana, il bello del made in Italy, cioè ce lo invidiano dappertutto. Guarda Gio, tu ci siamo visti qualche volta magari a Parigi, ci siamo incontrati e hai visto quanti italiani purtroppo come me sono costretti a lavorare fuori, perché Parigi ci apprezza molto di più probabilmente che l'Italia stessa. Il nostro grande sogno è poter tornare qui in Italia, lavorare con gli italiani, per gli italiani, e ritornare di nuovo a quello che ha fatto grande il Made in Italy nel mondo. Senti, un'ultima cosa, secondo te gli ultimi matrimoni, diciamo, celebri, come sono andati? Ma le spose sono sempre belle, ci sono quelle che ci possono piacere di più, alcune spose che ci possono piacere di meno. Generalmente si dice che la sposa è sempre bellissima, guarda. Molto corretto, molto professionale, e grazie per la tua passione meravigliosa, per tutto quello che fai da 30 anni ad oggi. Grazie ancora, con un grande applauso, Filippo Flocco.